Ciao a tutti, oggi prepareremo le zucchine d'onde ripiene. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più il tempo di cottura in forno. Gli ingredienti sono zucchine d'onde, prezzemolo, basilico, acqua, olio, pan grattato aromatizzato, parmigiano, pecorino, uova, sale, pepe, noce moscata e scamorza affumicata. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta abbiamo rimosso la parte superiore delle zucchine e le abbiamo posizionate nel vassoio del barome a testa in giù. Versiamo all'interno del boccale l'acqua. E il sale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Posizioniamo sopra il vassoio del Varoma, chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 25 minuti, temperatura Varoma, velocità 1. Adesso rimuoviamo il Varoma. Lasciamo leggermente intiepidire le zucchine e svuotiamo il boccale dall'acqua. Riposizioniamo il boccale e iniziamo a svuotare le zucchine dalla loro polpa e la metteremo all'interno di una ciotola che ci servirà successivamente per il ripieno. Dopo aver svuotato tutte le zucchine, adesso le metteremo momentaneamente da parte e andremo a preparare il ripieno. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino, il prezzemolo e il basilico. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi. A velocità 10. Adesso andremo ad aggiungere il pan grattato aromatizzato, le uova, il sale, il pepe, la noce moscata, l'olio, la scamorza affumicata e la polpa delle zucchine. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 5. Il ripieno è pronto, adesso andremo a riempire le zucchine. Adesso riempiremo le zucchine con il ripieno. Una volta riempite le zucchine, le posizioneremo in una teglia rivestita con carta da forno. Noi abbiamo utilizzato una tortiera rotonda, ma potrete utilizzare tranquillamente una qualsiasi teglia. E completiamo il resto delle zucchine. Una volta riempite tutte le zucchine, irroriamole con un filo d'olio. Completiamole riposizionando la parte superiore della zucchina.
Adesso cuociamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Le zucchine tonde ripiene sono cotte. Andiamo a impiattare. Zucchine tonde ripiene. Grazie e alla prossima ricetta.